Ma gli infortuni, ma di qui, ma di là, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Benvenuti nel secondo episodio di Harakiri, seconda stagione. Partita di merda, ma ormai è già del tempo che esordisco con partita di merda. Stavo esordendo con partita di merda anche quando vinciamo. Esordisco con partita di merda anche oggi, ovviamente. Fatemi chiamare un secondo. Oggi le assenze non sono una scusa. Perché il Sassuolo è una squadra che devi battere, devi. Ma ogni partita è sì! Ma il Sassuolo di... è una squadra che devi battere! Punto! E non ci sei riuscito! Intanto fai un turnover che non ha senso. Perché il Sassuolo è più forte del Genoa, tu vai a fare turnover. Fai a partire Bakayoko titolare, che regala il gol del 1-1 al Sassuolo, poi dove veramente è cominciato il tutto. Pellegrini che non sfocia un pallone e soprattutto domani vedrete la live action e avrete modo di constatare il mio stato d'animo. Alexis Selemakers, c'è talmente tante cose da dire che sono confusissimo. Primo, Selemakers è un giocatore con cui io non nutro tanta simpatia, no. L'anno scorso, e vi parlo del periodo tra marzo e maggio, ce l'avevo a morte con Selemakers ancora. No, ma è giovane, ma ha lasciato crescere. E a dir la verità, ha fatto le ultime 3-4 partite di campionato neanche così malaccio. L'inizio di campionato è stato, per i risultati che ci siamo dovuti portare a casa, tranquillo. Da più o meno la partita col Verona, Selemakers è sparito. Anzi, non è sparito. C'è, ma... Fa sempre la minchiata, fa sempre la minchiata. Durante la reaction di Atletico Milan, pubblicata 3-4 giorni fa, un ragazzo mi ha chiesto, giustamente, perché c'è con Selemakers? E io, guarda le partite, fatti due domande e dati due risposte. Selemakers è un giocatore che si gioca a due tocchi, va bene, ma il terzo fa la puttanata cronica. Forse Pioli questo non l'ha capito. Selemakers, insomma, non lo salta. Selemakers non ha fisico. Non è preciso quando tira. Ha tutto ciò che non deve avere un calciatore. Oltre al fatto che Pioli ha risistemato tutto il reparto offensivo per farlo giocare. Perché adesso non veniamoci a raccontare stronzate. Perché nell'intervallo mette Messias. Va benissimo, che comunque è arrivato a 20 centimetri da fare il gol del 3-2. Gol inutile, però comunque avrebbe segnato nella seconda partita di fila per mettere Messias, anzi per far giocare Selemakers. Reinventa il reparto avanzato. Sposta Leao dietro Ibra, sposta Selemakers a sinistra, mette Messias a destra. Togli Selemakers, metti Messias e risolvi il problema. Niente, niente, no? Troppo difficile da capire. Questo è il primo punto che mi fa veramente mandare in bestia. Secondo punto, non possiamo giocare 100 minuti su 90 in fuorigioco. Cioè, ma ci rendiamo conto di quanti fuorigiochi ha fatto Ibrahimovic oggi? Che poi, per carità, la volta che non è fuorigioco, magari vai anche a fare gol. Probabile. Ma oggi, ragazzi, è stata una cosa vergognosa. Cioè, ogni palla di Ibrahimovic, fuorigioco, 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 fuorigioco. Che poi il fuorigioco stia anche nella bravura intellettuale dei difensori di scattare al momento giusto, sapere in anticipo che la palla andrà in profondità, e vi trovo d'accordissimo. Però, cioè, cazzo, dacci un po' più di attenzione. Quante occasioni avremmo potuto avere?
Quante volte saremmo potuti arrivare in porta se non fosse stato Ibrahimovic in fuorigioco? Niente, non ci si fa. Poi oggi ce n'è per tutti. Leao e Hernandez. Leao e Hernandez si amano a vicenda, sono giocatori forti. Va detto. Forti, per me è più forte Hernandez di Leao, anche se è un ruolo diverso, però sulla sinistra secondo me è più determinante. Leao salta l'uomo e insieme al compagno francese sono gli unici due che sono capaci di farlo in questa squadra, va ammesso. Il terzo potrebbe essere Messias. Occasione del primo tempo. Leao porta palla, porta palla, porta palla, porta palla, vede Hernandez che taglia. E Leao porta palla, porta palla, porta palla. Scaricala! Scaricala! Quando è che la scarica? Quando Hernandez è fuori gioco! Ma c'è... Ma amici, ne traccio una bestemmia, ragazzi. Leao porta il pallone, salta un uomo, salta due uomini, salta tre uomini. A volte succede che salta tre uomini e continua a portare palla. Scaricala! Scaricala! No, non la scarica! Non la scarica! Brahim Diaz, poverino, ha fatto anche troppo. È stato sostituito alla fine del primo tempo. Non l'avrei mai sostituito Brahim Diaz, sinceramente. Avrei sostituito Saliamekers tutta la vita. Scelte di Pioli. Anzi, scelte di Pioli direi sbagliate. Buona gara di Bennacer, buona gara di Bennacer. Bakayoko fa il compitino, però lo rovina regalando a Scamacca l'occasione del gol del pareggio, che poi il gol che ha fatto sfiderei qualunque portiere a prenderlo. Ma quella palla a centrocampo non si perde, Bakayoko non si perde quella palla lì a centrocampo. Entra poi dopo Tonali, che viene ammonito, devo ancora capire come fa a essere fallo e come fa a essere ammonizione quello. Però, fatto sta che comunque sia, non migliora la situazione. Tornando a ritroso, la difesa Florenzi quasi quasi non ho avvertito la sua presenza in campo. E due centrali di difesa, Romagnoli apre bene e finisce male. E tra l'altro il terzo gol del Sassuolo e il suo cartellino rosso sono le massime espressioni dei suoi limiti tecnici. Perché Tomori, penso che, anzi, sono sicuro che queste cose non le avrebbe fatte. Primo, il gol del Sassuolo. La palla va lì. Vabbè, il terzo gol del Sassuolo praticamente è colpa di Kessié. Perché fa un lancio lungo, che è già il quarto che sbaglia. Sassuolo riparte, perde palla. Kessié fa la giocata corta, se la fa rubare un'altra volta. Che poi è bravissimo quel giocatore brasiliano che gli ha fatto l'anticipo e tutto quanto, però quella palla lì va mandata via. Affronta male Berardi, che non è l'ultimo scemo in terra, non è il giocatore più scarso che ci sia, anzi è campione d'Europa, quindi ne saprà un pochino di più su come dribblare un difensore, scivola e fa il gol. Primo. Secondo, palla per De Frel, vabbè che la prossima è rientrato Mori, quindi poco male, però avevi un cambio a disposizione. La palla in profondità. Romagnoli non lo anticipa, non lo affronta, e quando lo affronta è tardi e gli tocca stenderlo. Perché sto qua va in porta davanti a Magnan, e probabilmente la partita già è finita male, poteva finire peggio. Bene o male, Kier con il già citato Bennacer sono quelli più costanti, quelli che provano a tenere in piedi la baracca. Ok, Kier ha fatto l'autogol, siamo d'accordo, ragazzi. La palla gli è capitata, cioè, ha tirato una mina addosso. E la sua traiettoria finisce in porta, non è colpa di nessuno. Che dire, Pioli l'ha preparata male, l'ha preparata con sufficienza. Ho visto la conferenza stampa di stamani, no, stamani, ieri, quando era, e ha dato un po' troppo poco peso a questa partita. Tra l'altro, consapevoli che il Sassuolo 3 punti ogni cazzo di anno ce li prende. Oh, ragazzi, ogni anno il Sassuolo deve venire e rompere i coglioni. E deve fare gol Berardi. Ormai dobbiamo fare il conto con questo fattore qua. Che se un giorno noi avessimo squadra Mbappé, Neymar e Kanté, tutti quanti, noi perderemo con Sassuolo. Garantito, scontatissimo. L'abbiamo gestita con troppa facilità mentale, dico. L'abbiamo giustamente persa. E poi arrivo al punto più clou del discorso,
l'essere concreti. Che l'anno scorso, nelle partite che vanno esattamente tra Spezia e Sassuolo, quindi quei due mesi in cui il Milan ha mandato in onda la prima stagione di Arachiri, quest'anno siamo alla seconda, al secondo episodio, come detto. Appunto, criticavo il fatto di essere poco realizzativi, poco concreti sotto porta. Contro la Fiorentina abbiamo tirato 24 volte, di cui 20 fuori. E in porta non avevano Dragoschi, avevano Terracciano. Parliamoci chiaramente. Oggi abbiamo fatto due tiri in porta. Cioè, il Milan ha attaccato? Sì. Ha tirato? Sì. Dove? Fuori. E perché questa è la sostanza delle cose, ragazzi. Abbiamo fatto più tiri di non so cosa. Cioè, ragazzi, cioè, domani quando vanno a sistemare San Siro dalla spazzatura dei tifosi, trovano dei buchi così nei seggiolini in curva. Da quante parate ci sono andate. Ma siamo seri, ragazzi. Due tiri in porta, uno è il gol e l'altro è il tiro di Messias, ormai è tempo scaduto, gol che se fosse stato, che se fosse andato in porta non avrebbe di certo cambiato il corso della partita, perché ormai eravamo troppo in là con i minuti. Due tiri in porta sono pochi, ragazzi, eh. Il terzo può essere quello di Ibrahimovic a inizio partita, però ovviamente, come già detto, era fuori gioco di mille metri, quindi potete ben capire. Il Sassuolo cosa ha fatto? Ha fatto 4 tiri in porta. Anzi, non 4 in porta, ha fatto 4 occasioni, 3 gol. Ed è quello che servirebbe a noi. Perché tu, se hai 10.000 occasioni in una partita, ma di gol ne fai uno, sei lo stesso coglione che se di occasione ne hai una e fai un gol. Anzi, perdi una partita, hai un'occasione, fai un gol, è molto più onorevole che perdere una partita, passare, perché ragazzi, 40 minuti li abbiamo passati almeno nella metà campo del Sassuolo, se non di più, avere una cosa come 10, come 20, 30 occasioni e fare due tiri in porta e fare un gol. È molto più onorevole la prima che la seconda. Come per esempio è successo a Madrid. A Madrid io non ho avuto da dire niente sulla partita. A Madrid ho detto, vabbè, abbiamo archiviato bene Firenze, è stata una sconfitta, succede, le squadre italiane sono rognose, e oggi mi ricaschi. E oggi mi ricaschi davvero. Per fortuna c'è il turno infrasettimanale contro il Genoa, cioè per fortuna, tra molte virgolette per fortuna, così almeno se ci dobbiamo riprendere abbiamo... abbiamo tempo, abbiamo le occasioni, abbiamo 3 partite in una settimana. Speriamo almeno di riallungare sull'Inter. E a questo punto spero che il Napoli vinca stasera, perché questo è. Ci vediamo domani con la reaction di questa bellissima partita che adesso andrò anche a montare per la mia inestimabile, estrema gioia. State connessi, attivate la campanella, lasciate like, iscrivetevi al canale. Ci vediamo domani con la meravigliosa live reaction che stasera, domenica sera, passerò a montare.